La Juventus guarda al futuro e non solo perché quest'anno deve essere la stagione della consacrazione a livello europeo. La vecchia signora infatti cerca un colpo alla Pogba, ovvero un giovanissimo proveniente da un settore giovanile altrui che possa far fare un salto di qualità alla rosa di Antonio Conte. Gli osservatori bianconeri a tal proposito starebbero puntando Sergio Buenacasa, attaccante classe 1996 e ritenuto il nuovo Messi, proveniente dalla cantera per antonomasia, la Masia del Barcellona. Un futuro più immediato riguarda invece il metronomo Andrea Pirlo, stante la sua indecisione relativa al rinnovo di contratto. Se la situazione si protrarrà più del previsto, la Juve virerebbe su un vecchio pallino dai piedi buoni, Xabi Alonso, il campione del mondo e d'Europa del Real Madrid. La Roma invece comincia a fare sul serio, con tutta probabilità arriverà Adem Ljajic, anche se persistono due scogli. La Fiorentina chiede 13 milioni e i giallorossi ne offrono 10 e poi vorrebbero fissare la clausola rescissoria a 25, mentre il procuratore del Serbo spinge per una quota inferiore, circa sui 20 milioni di euro. Da Trigoria intanto giungono segnali di guerra al Milan. Sabatini cerca infatti per la difesa gli stessi obiettivi dei rossoneri. È duello dunque per Astori e Sakho, ma la sensazione è che tutto si risolverà dopo il ritorno dei preliminari di Champions del Milan. Se il diavolo accederà alla fase a gironi, investirà il tesoretto su Alessandro Matri e su uno dei due centrali, mentre l'altro si accaserà alla corte di Garcia. Per finire parliamo del possibile ultimo colpo del Cine Napoli di De Laurentiis. Chuck si gira e si rigira sulle tracce di Jussi Lei, brasiliano in uscita dal fallito esperimento dell'Anji Makhachkala.